Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sarà un video backstage di uno shooting avvenuto 2 giorni fa presso il White Rabbit. Che ve lo dico a fare, è veramente una location top e da oggi è possibile utilizzarla per andare a fare dei servizi fotografici. Ragazzi, il prezzo è di 40 euro l'ora. Se vi dovesse servire un'informazione potete chiedermelo in DM su Instagram, il link è sempre qui sotto in descrizione, o potete contattare direttamente loro. Chiaramente anche il loro contatto sarà qui sotto su Instagram insieme a tutti i contatti dei partecipanti di questo shooting. Colgo quindi l'occasione per ringraziare sicuramente il buon Michele che mi ha dato la possibilità di scattare al White Rabbit, Valentina la sua compagna che mi ha aiutato un sacco per quanto riguarda le luci, Guido che ha fatto un sacco di riprese professionali con la sua Sony A7 IV, ma che ragazzi almeno per questo video non posso utilizzare perché sennò vado troppo lungo con i tempi. In realtà il girato me l'ha dato soltanto oggi, quindi non l'ho neanche visionato. Comunque farò un altro video dove utilizzerò quelle riprese e chiaramente le due modelle. Una è Agnese, la conosciamo già sul canale, abbiamo già fatto degli shooting insieme, e Talita, anche con lei avevo già fatto degli shooting ma non l'avevo mai portata qui sul canale. E poi il ringraziamento più grande a GVM che mi ha mandato 2 illuminatori veramente bomba. Questo è il primo shooting in cui le vado ad utilizzare, ci sarà un altro shooting dove le utilizzerò, dopodiché farò una recensione. Quindi aspettatevi sicuramente altri 2 video nei quali vado ad utilizzare queste lampade. Sono lampade LED da 1,20 m, vi risolvono veramente tantissimi problemi, ma ve ne parlerò a tempo debito. L'idea dello shooting era appunto quello di andare in una location abbastanza buia e dare un mood abbastanza caldo, ma utilizzare anche queste 2 lampade LED da ben 45 watt che potevano servire sia per dare uno spot di luce da qualche parte, sia per illuminare la modella. Io sinceramente non le ho utilizzate in questo caso per illuminare la modella, anche se essendo così lunghe creano una luce abbastanza morbida per essere una stick light, ma le ho utilizzate sempre e comunque per dare un punto di luce dietro la modella o vicino alla modella. Ragazzi, avere 45 watt di potenza con un RGB a 45 watt, come vi dicevo prima, vi risolve un sacco di problemi e potete creare un sacco di spot diversi andando a cambiare magari soltanto il colore. Perché sono così contento di queste luci? Ragazzi, perché hanno 45 watt e per questa cosa le ho utilizzate praticamente neanche alla metà della potenza e le loro batterie mi sono durate più o meno 3 ore. Quindi sono veramente contentissimo di questo prodotto che andrò assolutamente a utilizzare un sacco di volte, non tanto per fare video su YouTube ma proprio anche negli shooting professionali. Comunque sono tutte cose che vi dirò appunto nel video dedicato. Cosa ho utilizzato oltre queste 2 lampade? 2 ml 60, più o meno a metà potenza tutte e due. Ho utilizzato l'85 e il 35 come lenti a tutta apertura 1.4 e a ISO più o meno 5600. Comunque su ogni set vi ho messo i dati della macchina fotografica, me l'avete chiesto in tanti. Davanti ai 2 Godox avevamo 2 ombrelli di Umbrella, uno da 130 enorme e uno invece da 80 per avere una rim light. Quindi quando vedete una rim light al 90% è il Godox ML60 a metà potenza, la luce principale è sempre ML60, tutte le luci colorate che andrete a vedere invece sono le 2 barre LED. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto su questo shooting. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate del video, mi raccomando seguitemi su Instagram, il link è sempre qui sotto in descrizione, vi lascio qui sotto anche il link dei prodotti di cui vi ho parlato. E ragazzi miei, per ora è tutto, mettetevi comodi, vi lascio al video backstage. Ciao. Let me show you something.
She wanna know me, I stay low key. All gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what is gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? You should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all up. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all love. I can daily.